Svolgiamo una serie di esercizi per adesso senza la spinta di Archimede, un argomento che studieremo più avanti. Il primo esercizio è questo: se volessimo fare l'esperimento con il barometro di Torricelli, con l'acqua di mare anziché utilizzando il mercurio, quale sarebbe l'altezza raggiunta dalla colonna d'acqua? Noi sappiamo che con il mercurio l'altezza della colonnina è di 76 cm, questo a livello del mare in una giornata di umidità media, quando la pressione atmosferica è esattamente un'atmosfera, quindi 101.300 pascal. Utilizzando l'acqua di mare al posto del mercurio, ci aspettiamo una colonnina molto più alta, perché l'acqua di mare è molto meno densa del mercurio e quindi per esercitare la stessa pressione alla sua base, pressione dell'acqua, ha bisogno di un'altezza molto maggiore. Ricordiamo infatti che la colonna di liquido non scende perché la pressione che esercita alla sua base, dovuta al suo peso, è perfettamente contrastata dalla pressione atmosferica che agisce all'esterno, preme sulla superficie del liquido, si trasmette all'interno e contrasta la caduta della colonnina di liquido. Quindi l'uguaglianza è tra la pressione, questa pressione atmosferica, e la pressione che fa la colonnina di liquido dovuta al suo peso. Questa è l'uguaglianza fra le due pressioni del mercurio e dell'atmosfera, oppure tra la pressione esercitata dalla colonna d'acqua, pH, e la pressione atmosferica, che vale appunto 101.300 pascal. La pressione che esercita l'acqua è di GH per la legge di Stevin. Ricordiamo che qua c'è il vuoto e quindi non bisogna aggiungere la pressione atmosferica, cioè non bisogna scrivere la legge di Stevin generalizzata, ma la legge di Stevin della sola pressione cosiddetta idrostatica, cioè soltanto la pressione del liquido, cioè la pressione dovuta al peso della colonna di liquido. Quindi scriviamo dgh', sarebbe appunto la pressione esercitata da questa colonna d'acqua, h' è l'incognita, l'altezza, e deve essere uguale a 101.300 pascal, cioè uguale alla pressione atmosferica, cioè questa qui sotto. Svolgendo i calcoli e sostituendo la densità dell'acqua di mare, che è 1030 kg al metro cubo, si trova che la colonnina deve essere alta 10 metri, cosa che non ci sorprende per niente, perché già sappiamo che 10 metri d'acqua corrispondono a una pressione di un'atmosfera. L'abbiamo visto, per esempio, quando si va in profondità. Ogni 10 metri che si va in profondità c'è un'atmosfera in più di pressione. Guardiamo giusto un momento le unità di misura e perché viene metri. Pascal è newton fratto metro quadrato. Chilogrammi al metro cubo l'ho riscritto qua, chilogrammi, metro cubo l'ho portato al numeratore. Metri al secondo quadrato l'ho ricopiato, ora chilogrammi per metri al secondo quadrato è il newton e si semplifica con il newton del pascal e quindi rimane metri quadrati, metri cubi, rimane metri. Si poteva giungere al risultato dei 10 metri d'altezza della colonna d'acqua di mare anche confrontando le densità. Siccome la densità del mercurio, 13.600 kg al metro cubo, è 13,2 volte più grande della densità dell'acqua di mare, 1030 kg al metro cubo, allora l'acqua di mare ha bisogno di una colonna molto più alta, esattamente 13,2 volte più alta, per poter esercitare alla base la stessa pressione che faceva prima il mercurio. Infatti, come è scritto qua, l'altezza raggiunta dall'acqua, 10 metri, è 13,2 volte l'altezza raggiunta dal mercurio, che era di soli 76 cm.